Ciao a tutti da Vittorio. Mentre sto registrando questo video, Max Allegri non è stato ancora esonerato, ma credo che in giornata arriverà il comunicato e la decisione sull'esonero del tecnico della Juventus. Una cosa incredibile, se volete, perché non mi ricordo e quindi se vi viene in mente a voi scrivetelo nei commenti qua sotto, un allenatore che vince la Coppa Italia 2 giorni dopo viene esonerato. Ovviamente Allegri non viene esonerato perché ha vinto la Coppa Italia, ma per quello che è successo dopo. Bisogna anche dire che il futuro di Allegri alla Juve era segnato. Alla fine del campionato la Juve avrebbe esonerato Allegri e verosimilmente preso Thiago Motta come allenatore dei bianconeri per rilanciare il club. Quindi Allegri aveva il destino segnato, se volete, ma quello che è successo dopo la vittoria della Juventus di Coppa Italia ha portato la dirigenza bianconera all'esonero. Allegri ha esagerato, non ci possiamo nascondere e dobbiamo essere onesti. Il comportamento, soprattutto come ha trattato il direttore di Tuttosport, è inqualificabile e inaccettabile. Io capisco che è stata una stagione complicatissima per Allegri. Abbandonato, così sostiene dalla dirigenza bianconera, che secondo lui non l'ha mai difeso, e vincendo la Coppa Italia portando a casa un trofeo, si è praticamente sfogato, si è sentito in dovere di sfogare la sua rabbia con atteggiamenti sicuramente non da stile Juve. Qualcuno dirà lo stile Juve non c'è più, però ovviamente Allegri ha superato il limite. Puoi essere non d'accordo con quello che scrive Tuttosport e credo ci siano tante persone che non lo sono, ma un conto è essere in disaccordo, un conto è insultare, spintonare e trattare a male parole il direttore o qualsiasi giornalista, intendiamoci, di Tuttosport. Rompere la giacca e andare a insultare l'arbitro così per poi una cosa che a me non mi sembrava così clamorosa, intendiamoci. Maresca secondo me sbaglia perché c'è un rigore per la Juve clamoroso e io non tifo Juve, però insomma si può reagire in modi decisamente differenti. Ma credo che il rapporto fra Allegri e la dirigenza della Juve si era rotto da mesi e questa può essere la scusa, diciamo tra virgolette, per anticipare la chiusura del rapporto. Certo, non è bellissimo esonerare un allenatore a 2 giornate dalla fine, con gli obiettivi tutto sommato raggiunti perché la Juve ha vinto la Coppa Italia ed è qualificata in Champions League. Certo, l'obiettivo della Juve è sempre quello di vincere e quest'anno non c'è mai andata vicina lo scudetto, intendiamo. Chiudere in Champions è probabilmente il minimo, l'obiettivo minimo della Juve. Allegri ha fallito come allenatore, è vero, ha portato a casa una Coppa Italia e nel video di ieri ho detto sicuramente nelle partite singole l'idea di calcio di Allegri può essere ancora vincente, anche se c'è grande demerito secondo me da parte di Gasperini e dall'Atalanta. Però il suo atteggiamento fuori dal campo è stato assolutamente inaccettabile. Forse la Juve doveva intervenire già ieri. Già ieri doveva cacciare l'allenatore bianconero e non aspettare 48 ore. Capisco che non è un procedimento facilissimo, però secondo me, visto quello che è successo, Allegri andava cacciato prima. Adesso chi andrà sulla panchina della Juventus? Beh, sembra che sarà Montero, l'allenatore della primavera, a chiudere il campionato dei bianconeri e poi, finita la stagione, ci sarà, credo, l'accordo con Motta che ripartirà da zero con la Juventus. Ecco, Allegri finisce male, come ha finito male anche la prima parentesi con la Juventus, ve lo ricorderete. Ecco, qui finisce ancora male, ancora peggio, e non so dopo questa uscita di cattivo gusto se Allegri troverà un'altra panchina in Italia o all'estero. Io capisco che ti sei sentito abbandonato, ma c'è modo e modo di reagire e di rispondere. Fai fare una brutta figura al tuo club. La Juve è infuriata perché ovviamente la sceneggiata di Allegri rovina anche l'immagine del club bianconero non solo in Italia ma nel mondo. E per questo Allegri sarà esonerato. Credo che sia una decisione giusta. Non è mai bello esonerare un allenatore a 2 giornate alla fine, ma credo che sia obbligatorio dopo quello che è successo ieri. Questo ovviamente è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e noi ci rivediamo alle 2 con un altro video. Grazie ragazzi.